Dia pure il riposo. Riposo! Saluto tutte le autorità presenti, colleghi sottosegretari, colleghi del Parlamento, la Presidente della Commissione Antimafia, il super procuratore dell'antimafia, tutti gli altri colleghi magistrati. Io sono ex magistrato, quindi sempre magistrato. Tutte le altre autorità, naturalmente il mio primo riverente pensiero va, come è stato detto adesso dal collega Russo, a tutti i vostri caduti. Vorrei ricordare che nel lontano 1982 la prima inchiesta che io condussi come giudice istruttore nei confronti di alcuni appartenenti alle Brigate Rosse aveva come imputata una donna che aveva proprio esordito uccidendo uno di voi. Sono passati più di 40 anni, ma potete immaginare che questo evento straziante rimane sempre nel mio cuore ogni volta che vedo la nostra divisa. Qui è una festa che abbatte quegli alti muri di cinta che rendono troppo sconosciuto il lavoro degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria. Per questo ringrazio anche la RAI che in questo momento, grazie alla diretta televisiva, sta permettendo a moltissimi cittadini di partecipare a queste cerimonie. C'è infatti un pezzo di Repubblica che vive e opera nelle nostre 190 carceri e nei nostri 17 istituti penali minorili. Ci sono migliaia di servitori dello Stato, donne e uomini, che ogni giorno indossano le divise che varcano quei cancelli per prestare il loro alto servizio alla comunità. E queste occasioni sono utili per rendere più vicino la sensibilità del popolo italiano alla vostra alta missione. È già stato citato dall'intervento precedente, al quale non voglio aggiungere nulla perché era così ricco di dettagli tecnici e operativi che ogni parola sarebbe superflua, che 25 anni fa nasceva il gruppo operativo all'indomani delle stragi di mafia con la primaria esigenza di impedire ogni comunicazione dei boss detenuti nell'ambito del 41 bis, e da quel momento la Polizia Penitenziaria ha acquisito delle funzioni che fino a quel momento erano loro estranee. Così come per il NIC sono importanti attori di importanti informazioni per il ruolo delle indagini. E permettetemi di concludere, prima di arrivare a una considerazione finale di ordine un po' più generale, che come governo noi abbiamo sbloccato importanti investimenti nell'edilizia penitenziaria che consentiranno di costruire nuovi padiglioni di strutture che soffrono di sovraffollamento e permetteranno di allargare quegli spazi che sono necessari per il lavoro e per lo sport, che sono le uniche, secondo me, fonti di rieducazione per il condannato, secondo l'indirizzo della nostra Costituzione. Abbiamo già iniziato questa opera virtuosa, anche riadattando una vecchia caserma dismessa per allargare questi spazi. La Polizia Penitenziaria però, ecco, non ha soltanto questi compiti. Ha di recente subito una serie di aggressioni e una serie di offese per le quali siamo tutti sensibilmente afflitti da questo patrimonio di dolore. Abbiamo anche assistito al fenomeno, ahimè, lacerante dei suicidi in carcere. Anche questo è un fenomeno che noi cerchiamo di attenuare, di ridurre, se non proprio
magari un giorno di eliminare attraverso l'opera congiunta. Ma permettetemi di dire, di fare da ex magistrato una considerazione appunto più generale sulla vostra funzione. Voi siete una polizia penitenziaria che probabilmente unica nel paese, riassume tutte le funzioni della polizia. Voi siete la polizia di sicurezza, perché garantite la sicurezza nelle carceri, la sicurezza dei detenuti, la sicurezza vostra e la sicurezza anche dei cittadini contro le evasioni. Ma oltre alla polizia di sicurezza, sapete, esiste una polizia giudiziaria. Ebbene, anche questa funzione oggi vi è stata assegnata. Siete polizia investigativa, ed è stato ricordato prima come sia da 25 anni una vostra particolare qualifica, quella di intercettare e di investigare quelli che sono i fenomeni più reconditi nell'ambito delle strutture carcerarie, della violenza e della programmazione mafiosa. Quindi polizia di sicurezza, polizia giudiziaria e polizia penitenziaria, perché alla fine vi è sempre, quando il processo segue ed esaurisce la sua funzione ed è riconosciuta la colpevolezza dell'imputato, vi è l'esecuzione della pena. Sulla funzione della pena, voi sapete, si è discusso e si discuterà a lungo se abbia una funzione retributiva per punire chi ha commesso, per far espiare proprio con il dolore chi ha commesso un reato, una funzione preventiva per intimidire quelli che intendono commetterlo, una prevenzione generale indirizzata verso il popolo e una prevenzione speciale indirizzata verso il singolo individuo, una funzione rieducativa, che è quella che appunto è richiesta e prevista dalla Costituzione. E vi è anche una funzione di cui si parla poco, ma che è fondamentale, di placare l'allarme sociale. Se la pena non fosse eseguita in modo serio, in modo certo, in modo rapido, i cittadini sarebbero tentati di farsi giustizia da sola. I latini dicevano «ne cives ad arma veniant», affinché i cittadini non vengano alle armi. Questa è una delle funzioni della pena. E infine però vi è anche una funzione, per certi aspetti anche più nobile, che voi avete eseguito e state eseguendo, che è quella proprio di impedire che questa sofferenza della pena possa sfociare in gesti di particolare dolore. Si parla molto dei suicidi in carcere, ma si parla poco di quelli che voi avete evitato con la vostra sensibilità, con la vostra professionalità, con la vostra lungimiranza e con la vostra intelligenza. Ecco, riassumendo tutte queste funzioni, che senza ovviamente togliere nulla al merito dei miei amici della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, però sono uniche nella vostra professione, perché riassumono proprio tutte queste funzioni della polizia. Ecco, con questo senso di infinita gratitudine, io vi auguro buon lavoro.